Oggi il Comitato è qui presente per testimoniare, approfittando dell'enorme clamore che ha avuto appunto questo evento per la presenza di Monti a Rubiano, approfittiamo, dicevo, di questa occasione per puntare nuovamente l'attenzione su questo coinceneritore di rifiuti speciali pericolosi che insiste, a dir la verità, a poche centinaia di metri dall'impianto di Barilla. L'impianto di laterite, del quale noi ci occupiamo da anni, presenta secondo noi, diciamo, problematiche importanti dal punto di vista dell'impatto ambientale, e quindi noi approfittiamo di questa occasione per tenere i fari accesi su quello che, ripeto, è, penso, un problema dal punto di vista ambientale e quindi sanitario. Abbiamo anche con forza posto il tema della diciamo, vicinanza fra questi due impianti così diametralmente opposti dal punto di vista, diciamo, delle produzioni, cioè uno è una rinomata azienda di prodotti alimentari mentre l'altro è un inceneritore di rifiuti speciali pericolosi posti a pochissime centinaia di metri. Quindi credo che la domanda legittima che è uscita dal Comitato è appunto quella di dire: ma quale compatibilità esiste fra due aziende così diametralmente opposte? Abbiamo posto la domanda, ovviamente, diciamo, aspettiamo risposte dalle istituzioni, dalle aziende stesse, a dire la verità. Cioè, sarebbe bello che Barilla ci desse il suo punto di vista su quella che è, credo, una legittima richiesta. Cioè, noi come cittadini e residenti della zona, per noi è una cosa abbastanza, diciamo, fuori luogo, a dire la verità. Un po' come se dalla nostra cucina noi avessimo un falò di rifiuti pericolosi in giardino. Adesso il paragone, insomma, non è esattamente calzante, però insomma le dimensioni sono un pochettino quelle. Quindi sono domande che ci poniamo e sarebbe bello che a queste domande si potessero dare un po' risposte. Sì, allora gli obiettivi del Comitato, che ripeto si chiama Comitato Rubiano per la Vita ed è attivo fin dal 2005, quando abbiamo scoperto che questa azienda non utilizzava più gas metano ma rifiuti speciali pericolosi. Da allora la nostra attività, diciamo, si pone su tre fronti differenti. Allora, il primo è quello della riduzione degli inquinanti immessi in atmosfera. Il secondo filone è quello di avere una maggiore trasparenza nei dati che vengono forniti, specialmente da ARPA, che è l'organo di controllo, e dalla provincia, che è l'organo che deve rilasciare l'autorizzazione integrata ambiente. L'altro tema sul quale ci stiamo impegnando parecchio è la possibilità di avere un progetto di controlli che deve svolgere ARPA molto più pressante, molto più, diciamo, stringente di quanto non avvenga, diciamo. Quindi, diciamo, stiamo cercando di lavorare su questi piani. Non vogliamo chiudere l'azienda, ma vogliamo che l'azienda abbia un'attenzione diversa da quella che le viene, diciamo, data oggi, sia da parte degli organi istituzionali che anche dalla stampa, perché nessuno sa che in provincia di Parma c'è un solo impianto di questo genere attivo, cioè l'inceneritore di rifiuti non è attivo, questo impianto di coincenerimento di rifiuti speciali è attivo già da 10 anni e praticamente nessuno lo sa. Quindi per noi è molto importante intanto che le cose si sappiano. Quando le cose sono diciamo, a disposizione di tutti, tutti si possono fare un'idea di quello che sta succedendo. Grazie.